Fra Natale e Santo Stefano, Sulmona è stata la meta turistica scelta da numerosi visitatori provenienti da ogni parte d'Italia. Affollatissime le strade e le piazze del capoluogo Peligno, in tanti hanno visitato i musei cittadini rimasti aperti anche nei giorni di festa, grazie al comune di Sulmona e ai volontari delle associazioni culturali cittadine che hanno speso il loro tempo per diventare custodi dei plessi monumentali. Abbiamo riscontrato diverse presenze. Le persone sono rimaste contente di visitare questi luoghi che hanno risorse importanti, raccontano da Valle Peligno in tasca. I musei non sono piaciuti solo ai turisti, ma anche ai sulmonesi che hanno provato ammirazione e stupore nel riscoprire le bellezze monumentali del capoluogo Peligno. Noi come associazione abbiamo voluto dare una mano alla cittadinanza, al comune che ha fatto questa richiesta, abbiamo risposto positivamente proprio perché vogliamo essere a servizio della città. Per prima cosa, le persone di Sulmona sono state molto contente di vedere questi musei finalmente riaperti. Molte persone non avevano mai visto addirittura il civico e quindi praticamente sono state portate con le persone addette appunto alla sorveglianza a rivedere, a riscoprire questi musei. Strepitoso successo continua a riscuotere la Taberna Ovidi, che ospita 200 preziosi volumi del poeta latino Ovidio. Lo spazio culturale è stato letteralmente assediato da turisti e non. Solo fra il 25 e il 26 dicembre gli organizzatori hanno contato più di 400 presenze. A fare da calamita per i visitatori è stata anche la musica, grazie alla banda di Mundani Jazz. La taberna resterà aperta fino a 6 gennaio. L'iniziativa, vabbè, è facile dire, insomma, però non lo dico per piaggeria, sta riscuotendo un successo veramente inaspettato. Abbiamo anche vedendo dal libro dei visitatori, lasciano commenti, impressioni, tutte veramente positive. Ovidio è un poeta conosciuto, apprezzato, amato e la città di Sulmona ci rendiamo conto come proprio meta scelta da visitatori di tutte le parti d'Italia che non arrivano a Sulmona per caso. Arrivano a Sulmona con una consapevolezza di visitare una città e anche un territorio circostante, bello e diverso dal solito, con delle peculiarità. Forse è proprio il caso di cominciare a fare una programmazione diversa e consapevole in modo tale da sfruttare al meglio le potenzialità della città. Nel giorno dell'Epifania chiuderanno i battenti anche i mercatini di Natale, allestiti in piazza 20 settembre. I nostri prodotti vengono apprezzati, hanno commentato gli espositori, sostenendo che bisogna ripartire per il nuovo anno dalle potenzialità del territorio. Noi dobbiamo valorizzare un po' quello che noi abbiamo in Abruzzo, specialmente la nostra artigianalità, il fatto di fare tutto un po' con le mani. Una varietà di prodotti che forse magari neanche si aspettavano, non scontatissimi. Ci sono artigiani, quindi che fanno cose manualmente, e poi ci sono i prodotti tipici, abbiamo anche la degustazione di vin brûlé e i vini locali che si stanno sponsorizzando sempre qui in piazza. Soddisfatti per l'afflusso turistico anche i commercianti, anche se, sottolinea un esercente, la città deve ancora crescere. Non ci possiamo lamentare, siamo abbastanza contenti. Sono leggermente deluso un po' diciamo, da quello che non siamo riusciti a fare all'interno della città, dai mercatini dell'artigianato che lasciano alquanto a desiderare, al traffico, alle poche iniziative che ci sono.